Visto che ormai mi sta piacendo un casino la storia di ETF e ci sto prendendo gusto, mi sono anche chiesto: posso fare magari un altro bel video aggiunto a questa serie? Anzi, mi sa che vado proprio a creare una vera e propria playlist sugli ETF solamente, che credo meritino uno spazio dedicato a parte. Per cui, dopo aver analizzato i migliori possibili portafogli perpetui di soli ETF e di serie ETF con i dividend yield più alti, ora voglio andare a trattare quelli che io penso siano, almeno a mio parere, i migliori ETF ad accumulazione. Non ne ho scelti tantissimi in questo caso, però dopo la sigla, ve lo dico dopo. La sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo, come sempre, Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come anticipavo, andiamo a vedere se esistano ETF ad accumulazione che possono essere definiti evergreen. Oggi ti presento le mie scelte personali, delle quali, come sempre, ti andrò a lasciare tutti gli ISIN qui sotto in descrizione. ETF che hanno sovente rendimenti, ma non sempre ovviamente, che vanno a battere il mercato nella sua totalità. Alcune premesse, come sempre, sono necessarie, un po' come per i video precedenti, ma sono di meno questa volta e te le dico subito. Numero 1. Molti di questi ETF sono capaci per la maggior parte delle volte di battere il mercato di riferimento. Questo significa che hanno sicuramente connessa una maggiore rischiosità e volatilità. Non è che perché siano ETF dormirete per forza sonni tranquilli. Numero 2. Dire ETF significa sì diversificazione, ma non bisogna fossilizzare che siano la sicurezza assoluta. Se un emittente volesse chiudere il fondo, sicuramente non si andrebbero a perdere i soldi, perché andrebbero a vendere le quote e poi a rimborsare gli investitori, ma in ogni caso dovreste poi successivamente cercarvi un nuovo prodotto che sia in linea con la vostra tipologia di investimento, per cui diversificare è, come sempre, la parola d'ordine. Con altri ETF o con altri prodotti non esiste il rischio zero, mai. Numero 3. Come sempre, non sono consigli finanziari o per gli acquisti, ma semplici valutazioni che possono darvi spunti di valutazione e di riflessione, ma che poi andranno necessariamente approfonditi. Non sono, come dicevo prima, consigli per acquisti. Come ho detto in passato e vi dico anche adesso, io vi posso indicare dove sta l'interruttore, ma poi siete voi a decidere se conviene o no accendere la luce. Ma ora basta premesse, anche perché erano poche stavolta, non vogliamo fare notte e cominciamo. E allora partiamo con questa carrellata di ETF ad accumulazione. Partiamo da un grafico, quello di TradingView, nel quale sono andato a inserire lo SPY, lo SPY del Standard & Poor's 500, che è l'ETF che va a seguire appunto il rendimento dell'indice regina o re o madre, che si voglia dire, quello americano dello Standard & Poor's 500. E di volta in volta andiamo ad analizzare i singoli ETF, sia in maniera generica da Just ETF, ma sia dal sito dell'emittente, e poi lo andiamo ad aggiungere a questo grafico per vedere effettivamente come va a performare rispetto allo Standard & Poor's 500. Per cui partiamo subito, non ci perdiamo in preamboli, partiamo col primo, che è uno Spider, ed è, vi lascio qui gli ISIN e il ticker sotto nella descrizione del video. Comunque lo Spider, l'MSCI World Technology. La strategia del fondo è quello di andare a replicare il settore informatico dei mercati sviluppati di tutto il mondo. È un fondo di dimensione media, con 383 milioni di euro di asset under management, replica fissa totale, non ha una copertura valutaria ed è in US dollar. È stato lanciato il 29 aprile del 2016 e ha un TER dello 0,30% di spesa. Andiamo a vedere quali sono le azioni prevalentemente presenti nel fondo. Pur essendo un fondo che va a seguire non solo il mercato americano, ma quello internazionale di paesi sviluppati, ovviamente le aziende a maggiore capitalizzazione in questo campo sono fondamentalmente americane. Infatti abbiamo Apple, che occupa la posizione del 21%, 21,5% quasi, Microsoft il 16%, Nvidia il quasi il 5%, e via discorrendo. Le posizioni del fondo, le possiamo vedere qui, sono in realtà 190, per cui si può capire come il fondo sia molto concentrato nelle aziende a più alta capitalizzazione. Come va a rendere questo fondo in funzione dello SPY? Essendo stato lanciato da poco, lo vediamo partire infatti solo dal 2019, possiamo dire che in questo periodo ha seguito particolarmente lo SPY, ha avuto delle sovraperformance, poi è ritornato un attimino sotto, però parlando di information technology, secondo me questo ETF nel lungo potrebbe sovraperformare l'indice dello Standard & Poor's 500. Andiamo al secondo ETF, ISIN sempre qui e ticker sempre qui, lo vado a lasciare in descrizione. È un UBS, che è un factor, quindi va a seguire un determinato fattore particolare di un indice, e in questo caso il quality. L'indice misura le aziende americane cosiddette quality, i principali titoli azionari del mercato statunitense, che sono selezionati in base a tre principali indicatori, di uguale ponderazione:
alto rendimento del capitale, livelli bassi di indebitamento e bassa volatilità dei profitti su base annuale. Questo ETF è hedgeato in euro, ha un fondo molto piccolo, 24 milioni di euro, replica fisica totale, un TER anche qui dello 0,30% ed è stato lanciato il 10 dicembre del 2015. Andiamo sul sito dell'emittente. Qui abbiamo già visto cos'è il profilo del fondo. Andiamo a vedere alcune informazioni su questo indice. Prendo il fact sheet. Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap statunitensi che sono compresi appunto nell'indice di cui abbiamo parlato poco fa, l'MSCI USA Quality 100% hedgeato in euro. Anche in questo caso divisione dei principali titoli azionari in questo caso sono Apple, Meta, Microsoft, Johnson & Johnson, Nvidia e così via. Unica differenza rispetto all'indice che abbiamo visto poco fa è che i principali titoli, le prime 10 posizioni, sono molto più piccole, per cui diciamo che pesano molto di meno in totale rispetto all'indice. Però come si va a notare, l'Information Technology in questo caso occupa quasi un 47% della ponderazione in termini settoriali, seguito dalla sanità, dall'healthcare il 20%, il communication 10%, che io a questo punto andrei anche a includere nell'Information Technology, per cui un fondo fondamentalmente molto orientato alla tecnologia, al futuro. E per cui andiamo a vederlo anche questo sul grafico, e come si può vedere questo ETF sul Quality Factor ha sovraperformato lo Standard & Poor's 500 quasi di norma a partire dal 2019 in poi, mentre prima, da quando è stato creato, era leggermente sotto. Poi non so se vi lascio tutte quante queste righe, perché quando le aggiungo tutti sarà un mal di testa. Andiamo a vedere il terzo ETF. Questo qui è uno dei miei preferiti, in realtà è uno dei preferiti in funzione di quello che è il factor, in questo caso è il factor momentum, e questo è un Xtrackers MSCI World Momentum Factor. Questo indice va a replicare i titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo che hanno un elevato momentum di prezzo. È composto da titoli che hanno registrato incrementi dei prezzi negli ultimi 6 o 12 mesi. È un fondo molto più grande, 762 milioni di euro, replica fisica a campionamento utilizzato, un TER dello 0,25%, per cui è più economico rispetto agli altri. Andiamo a vedere qualche informazione sul fondo e soprattutto quello che ci interessa in questo momento, quali sono le posizioni del fondo, ma capiamo benissimo che sappiamo già quali siano. Anche qui Apple, in questo caso appare per la prima volta Tesla e Alphabet, appare anche ASML Holdings, che non è americana pur essendo principalmente quotata sul mercato americano, Novo Nordisk, Microsoft, Nvidia, JP Morgan e Bank of America. Anche in questo caso fortemente diversificato, abbiamo 24 paesi e 350 aziende diverse. E andiamo a vedere sul grafico, per cui il momentum come si comporta, e possiamo vedere che sovraperforma tutto. Se noi andiamo a levare il VTEC e lo Standard & Poor's 500, giusto per un momento, come si può vedere ha performato anche il Quality Factor, non solo lo Standard & Poor's 500. Andiamo a vederne un altro, anche questo è un Xtrackers e si chiama World Consumer Discretionary, per cui è un indice che va a replicare il settore dei beni di consumo discrezionali, in questo caso sempre mercati sviluppati di tutto il mondo. Vi preavviso che non ci saranno mercati emergenti in questa lista, perché sono andato a ricercare degli ETF che siano performanti ma non troppo volatili o rischiosi rispetto a tutto quello che è il mercato di riferimento. Come sempre, anche per questo ISIN e ticker in descrizione. Un fondo di 282 milioni di euro con una replica fisica ma a campionamento ottimizzato in US dollar senza copertura valutaria, anche in qui un TER dello 0,25%. Se andiamo sul sito dell'emittente andiamo subito a vedere che in questo caso le posizioni sono 170 in 20 paesi diversi, e le principali componenti dell'indice abbiamo Amazon che occupa un 20%, Home Depot, Nike, Toyota, Sony, Tesla, LVMH, McDonald's, Lowe's e Starbucks. Diciamo che in questo caso l'indice è un po' più diversificato rispetto ad altri ETF che abbiamo visto finora, dove pur essendoci un 20% di Amazon, in termini di ponderazione vediamo che c'è molta più diversificazione dal punto di vista regionale o geografico, come si voglia. Per cui andiamo ad aggiungere anche questo ETF, e come possiamo vedere rispetto alla Standard & Poor's 500, facciamo un po' di pulizia, si potrebbe dire che vanno più o meno a braccetto, con lo Standard & Poor's che sovraperforma nella maggior parte dei casi, ma in determinati cicli economici l'ETF sul consumer discretionary, sui beni di consumo discrezionali, può andare a sovraperformare lo SPY
di tanto in tanto. Per cui andiamo a riaggiungere tutto e qui sarà tipo giocare a Tetris prima o poi. GGRA, famoso per chi conosce i dividendi, è un Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth. Questo indice va a replicare i titoli azionari dei mercati sviluppati che distribuiscono dividendi con caratteristiche di crescita, per cui è un indice che va a investire in aziende che aumentano il dividendo in maniera costante, solo che invece di farlo a distribuzione, questo ETF va ad accumulare i dividendi all'interno del fondo. Fondo di media grandezza, 145 milioni di euro, con una replica fisica di tipo ottimizzato, posizione in dollari statunitensi senza tipologia di copertura valutaria ed un TER dello 0,38%. Sul sito della Wisdom Tree andiamo a vedere qualche dato rispetto a questo ETF e lo vediamo subito qui che all'interno di questo ETF ci sono principalmente Apple, Microsoft, Rio Tinto, beh finalmente un'azienda un po' diversa del Regno Unito, Johnson & Johnson, Roche Holdings, Svizzera, LVMH francese, Broadcom, PepsiCo e Anglo American PLC. Dal punto di vista di diversificazione del settore, l'Information Technology quasi un 22%, l'Industrial preponderante per quasi un 19,5%, poi Healthcare 17%, Consumer Discretion l'11% e via via. Stati Uniti che coprono la metà del fondo, però poi il resto del mondo, diciamo che va a coprire in maniera un po' diversificata l'altra metà, con Regno Unito che pondera quasi un 10%, Francia un 7%, Svizzera un 5,3% e via via gli altri paesi. Per cui andiamo ad aggiungere GGRA a questa lista e come si può vedere rispetto allo Standard & Poor's 500, e adesso andiamo a levare tutti gli altri per vederlo meglio, anche in questo caso a parte alcune tipologie di periodi, e qui lo andiamo a guardare in 5 anni che forse è meglio, in alcune tipologie di periodi questo ETF va a sovraperformare lo Standard & Poor's 500, mentre in altri periodi lo va a sottoperformare. Si può notare come in periodi particolarmente brutti, come in questo caso nell'epoca pandemica, ma presumo sarebbe stato nello stesso caso durante la crisi del 2008, le aziende che distribuiscono dividendi, col fatto che vanno ad accumulare dividendi, tendono a sovraperformare, mentre nei periodi di espansione tendono a sottoperformare lo Standard & Poor's 500. Adesso qua lo vediamo su un periodo di 5 anni perché molti ETF sono nuovi, sono nati magari da 3-4 anni e non si riesce a vedere tutto il, diciamo, l'esporsi dell'ETF. Infatti se andiamo ad aggiungere altri settori rispetto a prima, tralasciando i primi due ETF che sono nuovi, si può vedere come questi ETF vanno in linea di massima ad essere ciclici rispetto allo Standard & Poor's 500, dove in alcuni casi vanno a sovraperformare e in altri a sottoperformare. Rimettiamoli tutti perché sicuramente mi cambierà il tutto e andiamo a guardare l'ultimo ETF. In questo caso è anche uno Spider, lo Standard & Poor's US Financial Selector, e questo indice va a replicare il settore finanziario statunitense in toto. Ha una replica fisica totale, una dimensione di quasi 900 milioni di euro, è in dollari americani e non ha copertura valutaria ed è quello che costa meno di tutta questa lista con uno 0,15% di TER. Dove va a investire questo ETF? Principalmente va a investire in 67 titoli dell'indice americano di riferimento che è quello finanziario e possiamo vedere come le principali posizioni del fondo sono Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Charles Schwab, Citigroup, American Express, Goldman Sachs e BlackRock. Diciamo che tra Berkshire, JP Morgan e Bank of America siamo in circa intorno al 30% con le prime tre posizioni, per cui una ponderazione molto ma molto anche questa diversificata, sono 67, però le prime tre dobbiamo tenere in conto che occupano il 30%, mentre le restanti 64 vanno a occupare il 70% del fondo. Andiamo ad aggiungere sul nostro bene amato grafico e in questo caso andiamo a togliere tutto il resto per andare a vedere rispetto allo Standard & Poor's 500 come si va a comportare Total ETF, che come si può vedere ha una differenza piuttosto formale rispetto allo Standard & Poor's 500, dove in determinati cicli economici va ad avvicinarsi un po' di più, in altri si allontana con una forchetta diciamo un po' più ampia, però comunque è un ETF che in determinati cicli economici potrebbe aiutare un portafoglio di ETF d'accumulazione a crescere. Adesso faccio le grafiche dello Standard & Poor's 500 con ogni singolo ETF e vi faccio vedere rispetto allo Standard & Poor's 500 come ogni singolo ETF si è andato a comportare. Partiamo dall'ultimo, andiamo al primo. Per cui abbiamo l'SXLF, quello sul finanziario americano, poi abbiamo quello sul Quality Dividend Growth, poi abbiamo il Consumer Discretionary, i beni discrezionali, poi abbiamo quello sul Momentum, che è quello che in maggiore porzione va a battere lo Standard & Poor's 500, poi abbiamo il Quality Factor, anche questo batte praticamente sempre lo Standard & Poor's 500, ed infine
il VTEC, che è l'ETF su World Information Technology, che va a battere praticamente sempre lo standard S&P 500. Adesso ritorniamo al mio bel faccione, o brutto faccione, dipende dai vostri gusti, per le ultime considerazioni. Bene, spero che questa carrellata di ETF sia stata di tuo interesse e che possa averti dato almeno uno spunto per capire cosa intendo quando dico che gli ETF sono strumenti estremamente versatili e di facile utilizzo e con i quali si può praticamente pianificare qualsiasi tipologia di strategia di investimento. Ovviamente tengo a ribadire che non bisogna cadere nel tranello che investire con gli ETF è semplice, soprattutto anche con i prodotti che ho appena presentato oggi o quelli che ho presentato la volta precedente, che sono sicuramente meno rischiosi di quelli a distribuzione del video precedente, ma non arrivano mai al rischio zero. Mi raccomando, approfondire sempre il sito dell'emittente per capire bene cosa compriamo, con quale strategia vengono gestite le cose e che tipo di gestione l'ETF ha. Bene, fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi e comunque dammi degli spunti di riflessione da condividere con la community. Più condividiamo insieme, più impariamo insieme. Se il contenuto poi è stato di tuo gradimento, ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un bel pollice in su, sia per l'algoritmo di YouTube, ma anche ti posso assicurare per la mia soddisfazione personale. Se poi sei nuovo sul canale, come sempre, e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, così ogni mio nuovo contenuto ti sarà notificato. Io ti ricordo che pubblico da lunedì a venerdì tutti i giorni. Bene, anche per oggi è tutto e questo video si conclude qui, è l'ultimo video della settimana, oggi è venerdì, per cui ti auguro buon weekend e noi ci vediamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati. Ciao!